Va ora in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili radioascoltatori di Radio Piper, un crudele saluto da Massimo Bonella in studio per la conduzione di Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Un saluto anche a coloro che ci seguono tramite Radio Sius, RST Sius di Treviso, che gentilmente ci ripete questa nostra trasmissione che, come lo ricordo ogni volta, nasce qui da Fontana Fredda, da Radio Piper, un emittente Radio Piper che modula su tutto il nord-est d'Italia sulle frequenze degli 88 e 800, 93 e 800 MHz in stereofonia e con il sistema RDS. Da Venezia a Pola, da Pola fino anche a Lubiana, ci potete ascoltare. Dunque, detto questo, naturalmente doverosi i saluti in regia qui a Fontana Fredda, Paolo Gavasso, a Treviso con Rosario Moreno e Ugo Moreno, che adesso abbiamo un attimino la regia allargata lì in Treviso, ringrazio ancora per questa collaborazione con noi, con Radio Piper. E a questo punto io darei la linea a Viano Appi, che vedo già pronto nello studio 2, al Viano Appi dell'Associazione Culturale di Pordenone, il Sicomoro, il sicomoro.com, il sito internet per maggiori approfondimenti, quindi potete andare a cliccare comodamente anche dopo la trasmissione, vedete un po' tutte le iniziative culturali che questa associazione da diversi anni sta portando avanti in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Naturalmente in primo piano, apro una piccola parentesi, rimane l'attenzione puntata su questa situazione abbastanza seria, per non dire addirittura serissima, se potremmo così usare questo aggettivo tra virgolette superlativo assoluto, perché in Corea del Nord stanno accadendo delle situazioni poco piacevoli, non si sa quali conseguenze potrebbero avere. È singolare che un bamboccio messo lì praticamente riesca a avere tutte queste armi e fare quello che vuole, ma mi sa tanto di accordi strani, ecco, io diciamo non la bevo questa situazione, motivo di approfondimento, magari nelle prossime trasmissioni potremo anche parlare di questo, una cosa che ci preoccupa anche perché ne va di mezzo il futuro dei nostri figli. Aviano Appi, a te la parola, so che parlerete di un argomento molto importante, le stigmate sanguinanti a mio avviso di fronte a questa situazione che c'è nel mondo, nel nostro pianeta. So che è un ospite molto importante, che io anche conosco, ma comunque a te la presentazione. Prego, Aviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Stasera, come hai accennato Massimo, desidero affrontare il tema delle stigmate perché tre giorni fa c'è stato il 28esimo anniversario delle stigmate di Giorgio Bongiovanni. Stigmate permanenti, molto spesso sanguinanti, che rimangono aperte costantemente e che non si infettano nonostante tutto. Che io vorrei dire, sono un segno del soprannaturale o dello spirituale, del mondo delle cause, diciamo, che interviene sul mondo naturale, sul mondo materiale, sul mondo degli effetti. Userei la parola miracolo, una parola valida secondo me in questo caso, anche se la scienza di oggi tende a dare delle spiegazioni su questi temi che sono più delle etichette che delle vere e proprie spiegazioni. La scienza tende ad ignorare certi temi
perché restia a riconoscere i propri limiti, a riconoscere qualche cosa di più grande di lei che la sovrasta. Naturalmente il miracolo non c'è qualche cosa che Dio vuole lasciare di sconosciuto all'uomo. Come diceva Sant'Agostino, i miracoli non accadono in contrasto con la natura, ma con ciò che noi conosciamo della natura. Quindi la scienza può espandersi ed arrivare a comprendere, l'uomo può arrivare a comprendere. Certo, deve anche lasciare certi piani e entrare in altre dimensioni e diciamo inglobare nello proprio studio altre scienze, altre tematiche che pur sempre sono scienza. Siamo in collegamento questa sera con Mara Testa Secca, che è la presidente dell'associazione Funima International Onlus, che è una associazione fondata proprio da Giorgio, ispirata da Giorgio Bongiovanni come tantissime altre. Allora, cara Mara, grazie per essere con noi questa sera. La prima domanda è: tu conoscevi Giorgio ancora quando era un ragazzino e non aveva le stimmate? L'avete conosciuto da Eugenio Siracusa, il contattista Eugenio Siracusa, e come sono arrivate queste stigmate? Quanto? Che impressione? Che cosa hanno suscitato in voi gli amici che conoscevano Giorgio? A te la parola. Grazie Alviano, buonasera a tutti i radioascoltatori, a tutti i collegati. Sì, mi onoro di partecipare a questa discussione, a questa, no, chiamiamola appunto discussione su un argomento e su una realtà di vita così, così importante che seguo, che ho l'onore di aver conosciuto e seguo da più di 28 anni. Hai detto giustamente che il 2 settembre del 2017 è appena passato, appena trascorso, è stato il 28esimo anno delle stimmate permanenti di Giorgio Bongiovanni. E sì, vero è questo, come vero è che personalmente lo conosco da quando Giorgio, che è nato nel 1963, da quando appunto scendevo dalle Marche, dove risiedo insieme ad altri amici, scendevamo dalle Marche in Sicilia, andavamo a trovare Eugenio Siracusa, avevamo sentito parlare di quest'uomo che spiegava concetti di vita, di spiritualità e di cosmogonia. Andavamo ad approfondire questi argomenti con lui e lì conobbi Giorgio. Giorgio aveva 17 anni e aveva 17 anni all'epoca, era già una persona, un giovane fortemente attento, particolarmente impegnato a trasmettere agli altri quello che Eugenio da pioniere ha vissuto come contattista, come contattato dal cielo, dalle potenze celesti, lui le chiamava così, da esseri, certo, extraterrestri che gli davano dei messaggi precisi, e Giorgio era particolarmente attento, cresceva con lui, è cresciuto con lui, è stato formato da lui. La parola giusta, Alviano, secondo me è stato iniziato da lui. Senti Mara, sì, lui aveva 17 anni, le stimmate lui le riceve praticamente parecchio dopo, quasi 10 anni dopo, a 26 anni, se non sbaglio, no? E come accade questo? Che cosa succede? Come avviene questo? Accade che Giorgio già da subito si impegna a vivere nel modo ispirato, cioè nel modo indicato da questi esseri, cioè per lui la fratellanza, la divulgazione, il lavoro per il prossimo, divulgare al mondo, al pianeta, far sapere che non siamo soli nell'universo era di fondamentale importanza, e quindi c'è in lui una preparazione costante, continua, un rapporto quotidiano attento che dico quotidiano perché lui si trasferisce nelle Marche
e vive dal 1983, risiede anche lui nelle Marche, quindi lo vedo in questo cammino. Fonda insieme a suo fratello Filippo il giornale Non Siamo Soli, quindi c'è tutto un percorso, fino a quando Fabiano comincia a raccontarci nell'89, comincia a raccontarci di esperienze sue, personali, che lo portano a Fatima. Una di queste, la più importante di tutte, è quella della Santa Madre, che proprio lui dice di recarsi a Fatima, gli dà una data precisa, dove gli dice, la Santa Madre gli dice, questo sul sito lo potete approfondire, sul sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni, gli dice che lui avrebbe ricevuto un segno che sarebbe stato visibile a tutti. E io mi ricordo questo ragazzo, eravamo ragazzi tutti, lui era un giovanissimo papà peraltro, parte con la domanda, con chissà quale segno sarà, e è certo che si aspettava di magari vedere un'astronave o delle astronavi, di avere un contatto con Lucia dos Santos, la veggente, l'unica veggente rimasta in vita. La pastorella, no? Di Fatima, sì. Sì, pensava di intervistarla, di contattarla per la rivista appunto Non Siamo Soli, che mentalmente veniva spedita all'epoca a chi desiderava riceverla. Quindi ecco, parte con questa chiamiamola aspettativa, no? Ma allo stesso tempo stupore, perché si trovava al lavoro mentre all'uscita del lavoro, mentre ha questa prima visione, dove la Santa Madre luminosa lo inginocchia, perché lui ci racconta che a Porto Sant'Elpidio si mette in ginocchio di fronte a lei, lui la vedeva, e lei gli dice devi andare a Fatima. Quindi immagina con quale spinta, con quale emotività, con quale carica interiore intraprende questo viaggio, e alle ore 12 raccontarlo ogni volta per me è come se fosse la prima volta. Si trova lì con alcuni amici carissimi, uno di questi è Emanuele Morigno, lui ha questa estasi davanti alla quercia, nella grande piazza di Fatima, ha proprio un'estasi profonda e riceve le stimmate alle mani. Il 2 settembre del 1989, la piazza era gremita di gente, alcuni si avvicinano e chiedono ma che cos'ha questo ragazzo, le ferite si aprono nel palmo delle mani, dopo poche ore si manifestano anche nel dorso delle mani, quando lui si riprende dall'estasi e dal messaggio che riceve, puoi capire, possiamo solamente immaginare, io ancora dopo 28 anni non l'ho completamente, possiamo solo concepirlo parzialmente, cosa possa aver provocato dentro di lui, stupore, devozione, ha portato a casa tanti di quei sentimenti, insieme al messaggio che gli diceva gli ha detto con chiarezza che lui questo segno che ha accettato lo avrebbe portato in tutto il mondo, lo avrebbero visto in tutto il mondo, e avrebbe dovuto divulgare appunto il terzo messaggio di Fatima e il ritorno del Cristo sulla terra. Immagina, 26 anni, no? Come certo, può essere tornato certo a casa, cosa possa aver incamerato questa anima grande, come amo definirla. Grande. Senti, e non sono quelli alle mani, non sono gli unici segni che lui riceve. Quindi dopo che cosa succede? Lui riceve altri segni, no? Sì. Giorgio, altre stigmate riceve Giorgio. Esatto. Giorgio diventa subito operativo, si mette a disposizione e divulga, cioè non nasconde il segno che riceve, e che dopo due anni esatti, nel 1991, sempre a settembre, si manifestano anche ai piedi a Viano, e questo accade a Sant'Elpidio,
accade nella città di residenza. E poi dopo ancora? Poi ancora nel 1992, nel mese di maggio, esattamente il 28 maggio, mentre ci trovavamo in Uruguay, a Montevideo, a pochi giorni dalla strage di Capaci, Giorgio Bongiovanni riceve il segno al costato. E poi ancora nel 1993, siamo sempre in Uruguay, però in una località indicata sempre dal cielo, da un'apparizione che lui ha avuto dai messaggi che aveva ricevuto, di recarsi a Salta, una zona interna dell'Uruguay, appunto, che Giorgio ritiene come sua seconda patria, e lì riceve il segno forse il più impattante di tutti, il più forte di tutti. Dalla corona di spine si forma questa corona di spine sanguinanti. Eravamo testimoni 23 persone quella mattina, perché era una mattina, e resta una croce di sangue stampata sulla sua fronte, che lo accompagna per anni insieme a tutti gli altri segni. E lui gira il mondo per dare un'idea, anzi, prima di chiederti questo, vorrei dirti, questi segni però che lui ha ricevuto sono stati analizzati, sono stati studiati? La scienza ha cercato di dare delle spiegazioni? Sì, diciamo che Giorgio è stato invitato appunto da medici in vari paesi, a partire dall'Italia, Paraguay, Uruguay stesso, Messico, è stato invitato ad analizzare i segni delle stimmate e a sottoporsi a diversi tipi di esami, sia clinici che speculativi, che psicologici, che di ordine psicologico. Io sono stata presente a tutti questi esami, che sono iniziati. Giorgio non si è tirato indietro, anche perché viaggiava, quindi viaggiando era necessario. Io l'ho preso come, io e gli altri, l'ho preso come un grande anche atto di servizio, di umiltà nei confronti appunto di una scienza che lo interrogava sull'esperienza su questa esperienza, sulla manifestazione, diciamo, fisica, fisiologica che raccontava, e non si è tirato indietro. È iniziata in Italia la speculazione, vale a dire l'analisi, con dei medici e con degli psicologi, continuata poi in Paraguay da una famosa ematologa, Carmen Recalde, che è stata presente a una delle tante sanguinazioni e in quel momento ha potuto analizzare sia proprio come accadeva la sanguinazione, la tempistica, la dinamica appunto ematologica, e poi anche gli aspetti psichiatrici e psicologici, che sono poi continuati in particolare in un modo molto molto approfondito in Messico, a Città del Messico, sia con un altro ematologo forense, che ha dimostrato che il sangue prelevato dalle stimmate era dello stesso gruppo sanguigno del sangue prelevato in vena, però con un comportamento diverso, con una coagulazione molto più veloce del sangue delle stimmate rispetto a quello prelevato dalle vene. Questo è stato molto doloroso per Giorgio, non potrò mai dimenticare quei momenti. Ed è una profonda analisi psichiatrica condotta in quel caso particolare da Giuseppe Amara, un allievo di Erich Fromm, un allievo che viveva residente e operava sia all'Università della Città del Messico che nello studio suo a Cuernavaca, una persona di una grande levatura intellettuale, che ha valutato, ecco, la straordinarietà. Tu prima hai usato la parola miracolo, che per noi è abbordabile e comprensibile, ma in quel caso posso testimoniare che la scienza ha dato una
ha dato una risposta esaustiva alla straordinarietà del caso Bongiovanni, perché loro, ecco, lo vede come un caso, no? E quindi un caso particolare, una persona che per tanti anni, all'epoca erano già diversi anni che aveva le stimate permanenti, un uomo impegnato nel sociale, un uomo coerente con la quotidianità, con la devozione, la divulgazione, il lavoro. Nel contempo si erano sviluppate diverse attività, si erano fondate parecchie associazioni. Ecco, lui appunto non presentava quelle caratteristiche che erano riconducibili alla isteria o alla, no, o a situazioni che purtroppo hanno visto. Sì, ha dei segni, diciamo, scusa Mara, sì, ha dei segni di carattere così provocati da un atteggiamento di psicosi interiore, di desiderio, di emulazione della figura del Cristo, eccetera, che certa medicina dice possano accadere, che magari accadano, ma che non hanno la consistenza, la portata nel tempo dei segni di Giorgio. Senti, ti volevo dire, Giorgio nei suoi innumerevoli viaggi incontra anche diverse personalità, che bene magari che tu faccia sapere a chi ci ascolta, di tutti i livelli, dalla politica, dal mondo ecclesiastico, ma anche astronauti, scienziati, eccetera, eccetera. Ecco, dacci un quadro un poco di queste personalità, delle persone con le quali nel tempo Giorgio è venuto a contatto. Appunto, per lo spirito di ricerca e di ricerca che lo ha caratterizzato, pur avendo nel suo corpo questi segni, ha cercato non solamente di portare la sua esperienza e di dire che e di richiamare, diciamo, di divulgare i messaggi e gli appelli del cielo sul cambiamento, sulla necessità del cambiamento dell'uomo e dell'umanità per evitare quello che adesso stiamo vivendo. Lui ricerca e cerca appunto di intervistare anche nei posti, di incontrare persone incredibili, alle quali quasi noi stessi che lo accompagnavamo rimanevamo incredoli. Ricordo in Paraguay la regina Sofia di Spagna, che era in visita nel 1990, e al rientro a Madrid è stata la stessa regina di Spagna a introdurre Giorgio, a presentare Giorgio a Gorbaciov, che si trovava di passaggio, era in visita in quel paese dell'Europa. Di Gorbaciov, quando ancora lui era agli inizi, quando era agli albori della perestroica, è stato Gorbaciov stesso ad aprire e a dire e a dare, diciamo, il benestare a Giorgio e allo staff dell'allora Non Siamo Soli, che è poi diventato Terzo Millennio, rivista Terzo Millennio, di entrare a Mosca e da lì, da Mosca, non solamente a partecipare a trasmissioni televisive al canale nazionale di Ostankino, ma anche ad introdurre a interviste molto 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 importanti con astronauti del calibro di Kovalyonuk, dell'astronauta Kovalyonuk, che ha rilasciato la sua testimonianza in uno dei suoi viaggi nel cosmo, il generale, l'astronauta, dice disegna il mezzo che lui aveva visto. Lo stesso la visita nella città degli astronauti, i militari, ma questo non solamente in Russia, ma anche negli Stati Uniti, perché Giorgio negli Stati Uniti incontra piloti. Piloti di un certo calibro, piloti dell'aeronautica militare statunitense, che narrano e gli raccontano di aver visto
dei mezzi speciali che si comportavano in un modo non terrestre, in un modo, e questo, e non solo, anche i politici. Non posso non ricordare che il ministro degli esteri dell'Ucraina, perché in quell'epoca siamo stati anche, Giorgio si è recato in Ucraina, Kiev, fortemente preoccupato per gli effetti per il dopo Chernobyl, e cerca di raccogliere delle testimonianze, tra queste quella del ministro degli esteri dell'Ucraina, che lo prega di far sapere che la situazione era tutt'altro che sotto controllo, che era necessario un intervento di tutti i paesi dell'Europa, di tutti gli stati europei, per contenere quello, per contenere la situazione, per cercare di far capire che il tappo di cemento messo sopra uno dei reattori in quel terribile disastro, in quel terribile incidente, non sarebbe durato a lungo, non sarebbe durato in eterno. Guardate, delle esperienze molto forti. Ah certo, allora stai attenta, siccome il tempo è tiranno, io voglio aggiungere brevemente che Giorgio ha incontrato anche il cardinale Capovilla, Oddi Balducci, ha incontrato molti monsignori. Sì, è stato in Africa, è stato molto in Sud America, ma ha girato il mondo, l'Europa, con conferenze, ha fondato associazioni. Ma adesso, per finire, io te vorrei chiedere questo: quale significato hanno per te come persona, ma potrebbero avere per ogni persona, per ogni singolo uomo, questo segno delle stimmate che ha Giorgio e che hanno avuto anche grandi santi, a partire da San Francesco, a Santa Teresa d'Avila, a Santa Caterina da Siena, per finire con Padre Pio da noi? Che cosa portano questi segni per te? Dacci un ultimo messaggio, un'ultima induzione. Per me, Mara, questo segno mi ha instradato ancora di più nel cammino che il Cristo ci indica, che è un cammino fatto di mattoni che sono amore, senso della giustizia, ricerca, verità, impegno sociale, impegno quindi civile, personale, per cercare di operare, di fare delle scelte di vita che posso fare anche individualmente. Ecco, quindi è un richiamo a quei valori che mi portano quindi ad abbracciare tutti, non solamente chi è credente, ma anche chi non è credente, con quella che è la mia professione. Io ero terapista della riabilitazione e ho completamente, come si dice, approfondito e portato avanti, questo impegno, facendo delle scelte molto forti che hanno coinvolto anche altri, perché questo segno è significato e significa per molti che hanno fondato delle associazioni insieme a Giorgio. Impegno a livello ambientale, a livello di divulgazione, a livello giornalistico, e infatti sono parecchie le associazioni che sono nate nel mondo e impegnate sia nell'ambito dell'ambiente, appunto, che nell'area dell'antimafia, che nell'area della ricerca, che nell'area anche dell'impegno verso il prossimo, l'impegno umanitario come quello svolto dalla FUNIMA International. Io benissimo, questa è la chiave. Bene. E questo è quello che Giorgio, lui in primis, lasciami solo spazio per dire questo, è come se fosse un po', è stato anche definito così da Eugenio Siragusa all'epoca, un calice di comunione. Quindi comunione sta per accomunare, ci dà questo segno, ci accomuna. Dopo sta a noi volerlo fare o meno, ma certo è che lo può fare chi può accomunarsi e può agire a favore del prossimo, a favore della vita, sia chi crede, sia chi apparentemente non crede o non ha raggiunto quella coscienza che lo porta a dire: io credo.
Un'umanità che dovrebbe vivere unita, quindi, e non divisa, come invece stiamo facendo noi adesso. Ti lasciamo, lasciamo i nostri ascoltatori con questo messaggio. Io passo la linea di nuovo a Massimo Gonella e grazie tante per la partecipazione. Grazie. Grazie a tutti voi. Buonasera. Sì, grazie dunque Alviano Api, giusto per chiudere, siamo completamente fuori tempo Massimo, un discorso molto interessante ad ogni modo. Tra altre cose devo dire che per noi appunto giornalisti, con tutta la documentazione che c'è, seria, voglio dire, scientifica su queste stimmate, è motivo di un continuo approfondimento e divulgazione. Dunque ho perso il filo, allora chiudo qui la trasmissione di oggi, Pianeta Oggi, eventi nel mondo, andate in onda in collaborazione anche con l'emittente Radio Saius TV di Treviso. Ricordo a tale proposito, vi invito caldamente ad entrare su questo sito che è saiusmedia.it, è molto semplice da ricordare, saiusmedia.it, basta mettere come user ospite, nessuna password, e voi vedete che sorpresa che vi trovate, veramente c'è tantissime cose. Grazie a Radio Piper, grazie a Paolo Gavasso per la regia, Radio Piper che modula sugli 88, 800, 93 e 800 MHz per tutto l'Alto Adriatico. Gentili ascoltatori, da Massimo Bonella l'auguro di un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.